Nicola Del Dello, è cominciata per te in settimana questa nuova avventura con Altotevere Pallavolo Città di Castello. Intanto, com'è stato l'approccio? Ma all'inizio è stato molto, molto buono, mi hanno accolto tutti bene, dalla società, ai dirigenti, il presidente, i ragazzi in palestra, e niente, devo ovviamente prendere il ritmo e spero nel più breve tempo possibile di poter dare una mano alla squadra, insomma. Che gruppo hai trovato? Ma molto unito, amalgamato, bene, che lavorano sodo, molto positivo, nel senso, il primo impatto molto positivo. Presentati magari ai nuovi tifosi raccontando un po' brevemente le tue caratteristiche. Beh, io faccio palleggiatore, non gioco in Serie A per il fisico e niente, cerco di darmi da fare nei fondamentali della difesa, della battuta e ovviamente nel palleggio, nella distribuzione. Le tue motivazioni? Ma per me, come ha detto anche Valdemaro Agustinelli, è una sfida. Arrivare qui dopo 4-5 giornate, inserirmi in un gruppo già bello consolidato, non è facile, però qui è stato veramente semplicissimo. Spero veramente di dare il mio contributo, che possa servire, insomma. Hai affrontato Città di Castello da avversario anche quando eri nella vicina Perugia? Sì, beh, quando giocavano a Castello era veramente un campo dove hanno vinto in pochi, noi abbiamo vinto il campionato ma abbiamo perso. L'abbiamo incontrati un'altra volta in A1, ma era San Giustino e niente, sono sempre una squadra, diciamo, molto, molto ostica, a partire dal pubblico, dall'ambiente, sempre caldo, che dà una marcia in più alla squadra sicuramente. Ultima questione riguarda il campionato, perché domenica ha subito una gara importante contro Padova. Ah sì, per noi questa è una gara fondamentale, giochiamo con una di quelle squadre che proviamo a tenerci dietro, comunque a lottare con loro, e giochiamo in casa, quindi dobbiamo fare una bella partita. Benvenuto in questa nuova realtà. Grazie mille. Saluto tutti i tifosi e l'ambiente.